Siamo nella piazzetta di Torre Gaveta. La statua di Gesù insieme a tutti i fedeli si sta dirigendo verso il mare, quello stesso mare dove meno di un anno fa preciso direi, la statua è giunta dal mare. È emozionante, commovente davvero essere testimoni di questo piccolo grande miracolo. Una comunità così giovane che, spinta dalla fede, dalla sete di un'identità autonoma, sta rispondendo a questo evento con convinzione e reale partecipazione. Ovviamente colgo l'occasione per ringraziare anche Padre Alfonso, che è riuscito in così breve tempo, se solo pensiamo che la Chiesa non deve ancora compiere il suo secondo compleanno, è riuscito a creare una comunità che, seppure ancora giovane e con tanto cammino da fare, è veramente forte ed unita. Grazie. Diventare un luogo simbolico e qui ritrovare attraverso il mare anche i nostri cari che stanno lontani e, siccome il mare è legato al cielo, anche coloro che stanno in cielo. Possa la strada venirti incontro, possa il vento sospingerti dolcemente, possa il mare lambire le tue ombre e il cielo coprirti di benedizioni. Possa il Signore largamente benedirti, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
accompagnati dalla musica, accarezzato dai petali di fiori, Gesù ritorna nella sua dimora, con la speranza che abbia lasciato nei cuori di ognuno molto più di un dolce ricordo, di un ricordo di un pomeriggio trascorso insieme. La speranza è quella di dare una testimonianza di un amore, una testimonianza di un amore che sia fraterno, la testimonianza di una vita da trascorrere insieme a lui, con lui, nella comunità e nel mondo. Che immagine bella è quella di Gesù accolto, salutato con i fuochi d'artificio. Gesù che ritorna nella sua chiesa e, come la statua ci mostra, è sempre pronto ad accogliere ognuno di noi. Yeah.